Il Paradiso 7, retroscena del produttore, attori soffrono un po' di stanchezza. L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore prosegue con grande successo su Rai 1 e a svelare di retroscena sulle riprese e su quanto succede sul set della soap opera campione di ascolti. Ci ha pensato il produttore Gianandrea Pecorelli. In una nuova intervista, ha raccontato come funziona la macchina organizzativa che c'è dietro la realizzazione della serie, svelando che gli sceneggiatori scrivono le trame delle varie puntate di settimana in settimana, dato che bisogna tenere ancora anche delle esigenze dei vari attori. Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 continua ad essere uno dei più amati dal pubblico del primo pomeriggio di Rai 1. Ogni giorno sono quasi 2 milioni gli spettatori che si collegano sulla rete Ammiraglia per seguire le vicende di Vittorio Conti e tutti gli altri protagonisti che popolano il celebre grande magazzino milanese. Una macchina organizzativa perfetta, quella della soap opera che, giunta alla settima stagione, non mostra affatto segnali di cedimento. A svelare un po' di retroscena su quanto succede dietro le quinte e su come funziona la produzione del Paradiso delle Signore, ci ha pensato il produttore Pecorelli. Per quanto riguarda la messa a punto delle trame dei vari episodi, il produttore ha svelato che si vive un po' alla giornata, dato che prima di scrivere i copioni, gli sceneggiatori devono prima capire se un personaggio possa funzionare o meno. Spesso dobbiamo parlare con gli attori, per capire chi vuole restare e chi no, ha dichiarato ancora il produttore del Paradiso delle Signore, svelando che può capire che i protagonisti della soap opera ricevano delle nuove proposte lavorative per fiction film, come è capitato quest'anno con Antonella Attili, alias Agnese Amato, uscita di scena per le riprese del film con Aldo, Giovanni e Giacomo. Alcuni attori ricevono nuove offerte di lavoro, altri soffrono un po' di stanchezza, ha svelato Gianandrea Pecorelli. Insomma, la macchina organizzativa del Paradiso delle Signore è costantemente work in progress e intanto resta da capire cosa succederà nel corso della prossima stagione televisiva 2023-2024. Al momento, infatti, la Rai non si è ancora espressa in merito al futuro della soap opera, non ci sono conferme certe sull'ottava stagione del Paradiso delle Signore, nonostante il boom di ascolti e visualizzazioni su RaiPlay. Proprio gli ottimi numeri registrati quest'anno potrebbero spingere tranquillamente la rete ammiraglia della TV di Stato ad investire su questo prodotto, ormai diventato un vero e proprio colosso nella programmazione del pomeriggio.